È iniziato dagli Stati Uniti il viaggio intorno al mondo proposto dalla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino a Palazzo Monferrato. Grandi giornalisti affrontano i nervi scoperti dell'economia, della politica e della cultura è il sottotitolo di un'iniziativa che intende narrare attraverso quattro prestigiose firme del giornalismo il mondo in cui viviamo. A inaugurare il ciclo di incontri è stato Ennio Caretto, introdotto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia. È un giro del mondo completo attraverso un giornalismo umano, no? E intendo sottolineare questa occasione che noi offriamo al pubblico alessandrino di un contatto diretto con dei giornalisti, quel contatto che manca proprio al giornalismo televisivo, al quale troppi si affidano e che non sempre è altrettanto affidabile. Caretto, considerato uno dei più importanti osservatori italiani della politica e della vita statunitense, è nato in provincia di Alessandria, ad Odalengo Grande. Durante l'incontro a Palazzo Monferrato si è soffermato a lungo sulla complessità dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, anche alla luce della profonda crisi economica degli ultimi anni. Per quanto ci sia una grande stima per gli italiani e per quanto hanno compiuto nel corso degli anni, non è possibile infatti non evidenziare alcune differenze sostanziali di mentalità. In ambito europeo, ad esempio, si avverte maggiormente l'attenzione ai più deboli e alle minoranze, sia a livello sociale sia a livello politico. Tuttavia, gli Stati Uniti paiono aver affrontato in modo più opportuno la crisi, garantendo miglior salute economica e finanziaria attraverso l'emissione di liquidità. Lei ci ha raccontato molto delle relazioni tra Europa e Stati Uniti, ma come vedono gli americani, in modo particolare gli italiani, vedono un popolo europeo, vedono ciascuno Stato con una propria identità, diciamo? No, gli americani hanno incominciato a interessarsi dell'Italia, direi ultimamente, soprattutto per la moda, soprattutto per, che so io, la Ferrari, Sofia Loren, eccetera eccetera, ma a livello di governo, a livello di Parlamento, a livello di industria, finanza, Wall Street, l'attenzione dell'America per l'Italia è sempre stata molto profonda e in genere il trattamento riservato all'Italia è stato di rispetto e ammirazione. Per esempio all'FBI, la Polizia Federale, considerano la polizia e i carabinieri italiani tra le migliori forze del mondo. Se al Dipartimento di Stato, al Pentagono, i carabinieri vengono sempre indicati come l'ideale delle forze di peacekeeping. E sotto tutti i nostri governi, con tutte le altalene che abbiamo avuto, i rapporti sono stati di estrema lealtà e estrema correttezza.